A me piace stare dalla parte della gente, accanto alla gente, per questo sono stato eletto e per questo faccio il consigliere comunale. Sono un consigliere comunale di strada, nel senso diciamo più nobile, tra virgolette, del termine. Mi trovo qui al quartiere Salinella di Taranto con riferimento all'alloggio comunale, agli alloggi comunali di via Lago di Bracciano 11, ex scuola materna Montessori. Per esporre in breve la situazione, ci sono queste persone, questi anziani, che che ancora tuttora stanno in questi alloggi che erano stati assegnati loro e che erano gestiti fino a poco tempo fa dalla Solidarietà. E questi signori regolarmente davano un loro contributo di retta assistenziale, la vedete qui, regolarmente versata ogni mese. A un certo punto la Solidarietà, la cooperativa, va via per sue ragioni. La cooperativa Solidarietà gestiva questi alloggi che dal comune erano stati affidati a queste persone. Ora, a un certo punto, arriva questa ordinanza di sgombero e si dice: entro 5 giorni voi dovete andare via da qui. Quindi pensate, il 15, il 16 di febbraio, a distanza di 5 giorni dallo sgombero, arriva questa tegola: voi ve ne dovete andare. Allora io mi domando, innanzitutto qui leggiamo che la casa era occupata senza titolo, ma mi sembra assurdo, perché se questi pagavano regolarmente e c'era la Solidarietà che percepiva la loro retta, evidentemente non era senza titolo, ma un titolo c'era, altrimenti sarebbe stata un'appropriazione indebita da parte della Solidarietà. E quindi già questa situazione già fa capire che la situazione era ed è regolare, lecita, non sono degli abusivi queste persone. Hanno queste casette in cui avevano strutturato la loro vita, alla luce ovviamente dei disagi sociali in cui si trovavano e si trovano. Oltre al pagamento della retta, vi abbiamo fatto vedere le fatture, ora c'è un'altra dichiarazione, vi mostriamo un'altra dichiarazione di domicilio, dove si dice che uno di questi signori risulta essere stabilmente domiciliato. Ora si dice: entro 5 giorni voi ve ne dovete andare. E dove andranno a finire queste persone? Sicuramente verranno mandate in qualche luogo non certo consono rispetto alla loro dignità di essere umano, perché strappare una persona da una casetta assegnata in cui avevano il loro letto, la loro cucina, la loro lavatrice, il loro lavandino, il loro frigorifero, ed essere portati in qualche struttura che può essere tipo un ospizio, può essere un dormitorio, non è bello. Ma soprattutto la cosa assurda: come si fa a dire a una persona, a un anziano, a gente che ha quasi 80 anni, dire: tu entro 5 giorni dalla notifica di questo atto, entro 5 giorni tu te ne devi andare di là? Com'è possibile una cosa del genere? E non mi venissero a parlare che queste persone erano abusive, perché torno a ripeterlo, se non fosse chiaro il concetto: se queste persone erano abusive, nessuno avrebbe dovuto percepire la loro retta. Oltretutto, cosa molto importante, quando sono stati proposti questi alloggi ammobiliati, è stato detto loro anche: rinunciate ai mobili, alle varie suppellettili che avevate nella vostra precedente casa, rinunciate a tutti i mobili, potete eliminarli, perché tanto verrete qui e troverete tutto ammobiliato. Ora queste persone si ritroveranno fuori da qui, hanno già perso i mobili all'epoca e si ritroveranno, come dire, non lo so, sotto un cielo di stelle. Altra cosa importante, perché l'argomento è molto complicato e quindi qualcosa può sfuggire: questa struttura ora sarà affidata alla Croce Rossa Italiana. E altro aspetto da non trascurare è che queste persone, peraltro, oltre tutti i guai che la vita ha riservato loro,
In questa struttura si sono ritrovati per oltre una settimana, 10 giorni, senza luce, con l'acqua fredda, e stiamo parlando di persone che hanno patologie di natura cardiologica, per cui sono costretti appunto ad apparecchiature collegate alle apparecchiature sanitarie collegate all'energia elettrica. Beh, insomma, veramente oltre al danno la beffa. Dinanzi a questa situazione veramente assurda, incredibile, ci sono persone davvero capaci e dal cuore grande, non solo professionalmente, mi riferisco all'avvocato Francesco Zaccheo del Foro di Lecce, che appunto si è immedesimato nella situazione e ha deciso appunto di assistere legalmente questi signori, e verrà depositato ricorso al TAR avverso il Comune di Taranto. E allora io non voglio fare polemiche, voglio solo che questa gente venga aiutata, perché questi anziani potrebbero essere i nostri genitori, potrebbero essere i nostri nonni, potremmo essere anche noi stessi tra 20-30 anni, perché la vita ti riserva tanti di quei rovesci, tanti di quei cambiamenti che neppure immaginiamo. E allora l'appello che io rivolgo da consigliere comunale, e pretendo risposte, all'amministrazione comunale nella persona del sindaco e nell'assessore, e mi rivolgo all'assessore ai servizi sociali Gabriella Ficocelli, persona che certamente stimo e apprezzo, risolviamo questa situazione, ma non andando a gettare chissà dove queste persone. Parliamo di un'ordinanza che oggi lunedì, ordinanza di sgombero, oggi lunedì 20 febbraio sarà appunto esecutiva. Peraltro l'assegnazione del posto in questa casa alloggio, come si legge, era appunto vita natural durante. Interveniamo subito. Io ieri, domenica 19, ho telefonato all'assessore Ficocelli, scusandomi anche per il giorno festivo, ma ho detto: una situazione emergenziale, non buttiamo fuori queste persone. Voglio risposte, perché sono persone che sono in regola e che pagavano di tasca loro la retta, percepita la retta dalla cooperativa sociale La Solidarietà. Allora delle due l'una: o queste persone erano abusive e quindi non si giustificava l'acquisizione della retta da parte della cooperativa sociale La Solidarietà, o queste persone, come è nella realtà, sono in regola, e quindi non si spiega assolutamente la espressione appunto di senza titolo, tanto più che era stata garantita la permanenza a queste persone, vita naturale durante. Ora vengono buttate fuori. Signori cari, anche questa è Taranto, una Taranto che io non accetto, e voglio difendere la dignità di questi esseri umani.